Maria De Filippi ha lasciato tutti i fan senza parole, commettendo un gesto mai fatto prima. Tutto è accaduto nella puntata in onda il 3 ottobre di Uomini e Donne su Canale 5. La conduttrice Mediaset, dopo aver assistito per l'ennesima volta agli scatti strani di Riccardo Guarnieri, ha deciso di prendere una posizione. Tutto è accaduto da un forte battibecco tra il cavaliere Tarantino e il nuovo corteggiatore di Ida Platano. La discussione stava per terminare addirittura in rissa, tanto che la stessa Platano si è alzato per cercare di calmare i toni, cercando nello stesso tempo lo sguardo di Maria per farla intervenire. Trono over, scatta la rissa, Maria interviene. Non è stato un bel momento televisivo quello che abbiamo visto noi telespettatori e amanti di Uomini e Donne, ieri pomeriggio. Quello che è successo ha lasciato sgomenti il pubblico a casa, che subito si è rivolto sui social dicendo la sua. In tanti hanno chiesto a Maria di evitare che queste cose accadano, ma soprattutto hanno invitato Riccardo a smetterla di essere così possessivo nei confronti di Ida, dato che ad oggi non hanno nessuna relazione. A far perdere la testa al cavaliere Tarantino un suggerimento da parte di Claudio. È bastato solo questo per accendere la miccia e far scattare la rissa. La De Filippi poi ha chiesto allo stesso Guarnieri, dopo qualche minuto, di chiedere scusa al suo rivale in quanto è una persona adulta e non un ragazzino di 12 anni. Anche in questo caso Maria ha dovuto ripeterlo almeno 3 volte prima che i due si scambiassero un gesto di pace. Visualizza questo post su Instagram, un post condiviso da Lorenzo Pugnaloni, faccina con occhiali da sole, chiocciola Uomini e Donne classico e over, Uomini e Donne, il gesto di Maria De Filippi lascia tutti senza parole. Dopo quello che è accaduto, a lasciare senza parole è stato il gesto di Maria De Filippi. Ida e Riccardo hanno avuto l'ennesimo battibecco, terminato poi in un abbraccio e in un ballo. Maria De Filippi, arrivati a questo punto, è intervenuta anche lei scendendo le scale e invitando Claudio a ballare insieme. Un gesto mai commesso prima. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!